stiamo entrando nel cuore del problema, siamo partiti da molto lontano, dall'agenda 2030 assegnata dalle Nazioni Unite, siamo entrati adesso nei programmi europei che a cascata vengono adottati a tutti quanti gli Stati membri, Italia compresa, e quindi il cuore della questione, il 5G. Proprio qui, 4 anni fa, cominciamo a parlare in termini sanitari e ambientali dei problemi del 5G, del wireless di quinta generazione. Il presupposto di partenza è fugare un falso. E fugare un falso significa uscire dalla retorica magari propinata attraverso ammiccanti spot pubblicitari e capire che il 5G non riguarda la telefonia mobile. Il 5G non è se il telefono prende di più o di meno. Il 5G non è un upgrade, un miglioramento dei precedenti standard, non significa passare così come è stato fatto negli anni precedenti a 2G, 3G e 4G, quindi di fatto dalla telefonia mobile alla messaggistica e poi a internet direttamente sullo smartphone, perché il 5G si chiama Internet of Things, Internet delle cose, Internet degli oggetti, Internet dei device connessi e parlanti, comunicanti. In sostanza cosa significa? Significa che oggi, in maniera spannometrica, una stazione radiobase, un'antenna di telefonia mobile, riesce a coprire su un chilometro quadrato all'incirca intorno a 20.000 telefoni connessi, dialoganti, parlanti. Con il 5G, abbiamo visto prima da una slide dell'amico Massimo Cascone come comunque il rollout sia profondamente ancora arretrato rispetto alla punta d'arrivo finale. Ecco, la punta d'arrivo finale per il 5G significa 1 milione di oggetti, quindi non più telefonini, ma 1 milione di oggetti connessi e parlanti su ogni chilometro quadrato del 98% del territorio nazionale. Quindi dalle Alpi all'estrema punta della Sicilia, compresa ovviamente la Sardegna, comprese le zone rurali scarsamente abitate, tutto connesso e parlante, dialogante, per servire il 99% della popolazione italiana. Allora la prima domanda da farsi è: ma se non sono telefonini, se il 5G al di là degli spot pubblicitari non è telefonia mobile, ma che cos'è? Cosa sono questi 1 milione di oggetti connessi e parlanti su ogni chilometro quadrato? Sono tutte quelle realtà che ci circondano, partendo dalla nostra abitazione, arrivando ai mezzi di spostamento per finire ai nostri uffici, tutto che da oggi in maniera disattivata, in maniera non connessa, con il 5G diventa smart. Elettrodomestico, frigorifero, lavatrice, automobile, tutto connesso e dialogante. Allora la domanda che ci si deve porre è: per poter arrivare a questo tipo di connessione, è per poter arrivare a questo tipo di società cibernetica, di cosa c'è bisogno? Di nuova infrastruttura tecnologica. La risposta è molto semplice: se non c'è l'antenna declinata dalle stazioni radiobase posizionate spesso sui tetti dei palazzi fino alle microcelle da posizionare ogni poche decine di metri, e quindi faccio riferimento in primis ai lampioni della luce, ma pensiamo anche ai tombini sotto i marciapiedi, ma pensiamo anche alle nostre abitazioni convertite in case domotiche, dove la fibra arriva praticamente alla soglia del condominio e all'interno delle singole case le piccole antennine ad irradiare per connettere tutto. Quindi per poter arrivare alla soglia del 5G c'è bisogno di infrastruttura tecnologica, c'è bisogno di nuove antenne. Noi siamo, rispetto al 4G, in una situazione simile a questa che vedete nell'immagine, cioè praticamente a cascata, agitata, le antenne che irraggiano
destra piuttosto che a sinistra, anche al centro, che raggiano praticamente tutto e tutti, indipendentemente dal fatto se si sta telefonando o meno. Con il 5G si arriva a una situazione del genere, quindi con un cambio di tecnologia, quindi beamforming e massive, dove immaginate di essere a teatro in una stanza, in un luogo completamente oscuro, l'occhio di bue che segue l'attore, quindi l'antenna simula l'occhio di bue che va a seguire il device. Quindi nella società del 5G con le antenne 5G, chiunque in possesso di un oggetto connesso, indipendentemente dal suo utilizzo, viene seguito, potremmo dire quasi ad effetto domino, da tutte queste antenne che continuano a dialogare con l'oggetto nonostante magari non è in quel momento in utilizzo. È un tsunami elettromagnetico. Fondamentalmente è un tsunami elettromagnetico perché significa arrivare a una stima calcolata tra maxi, chiamiamole maxi, mini, antenne, le microcelle, magari in un milione di nuove antenne su tutto il territorio nazionale. Faccio riferimento adesso a una recente audizione in commissione parlamentare da parte di Aster. Aster è il ramo di Confindustria per quanto riguarda la telefonia mobile. Ebbene, il dibattito è centrato esclusivamente sulla quantificazione dell'infrastruttura, su quante nuove antenne per arrivare alla soglia 5G e soprattutto sui limiti soglia di impiegamento elettromagnetico. Tante antenne più elettrosmog. Aster ha riferito che per ottimizzare il 5G in presenza degli attuali limiti, che sono nella media ponderata, questo è un artificio tipicamente italiano, escogitato nel 2012 con l'esecutivo di Mario Monti, che fissa non più al picco magari dei 6 minuti la rilevazione, ma nell'arco delle 24 ore, il che significa che di notte il telefonino, non essendo di norma in funzione, ammortizza la media e quindi fa aumentare quello che attualmente è un valore di 6 volte per metro. Ma le compagnie telefoniche stanno insistendo da diversi anni di poter innalzare a più 110 volte l'elettrosmog per arrivare ai 61 volt per metro, pur sapendo che ampia letteratura biomedica disponibile, poi lo vedremo nel primo pomeriggio con l'intervento del dottor Massimo Fiorarelli, stima in una soglia di sicurezza per l'umanità tra i 0,2 e 0,6 volte per metro. Ebbene, per il 5G ci vogliono far arrivare a 61 volte per metro, che qualora ovviamente l'azione non dovesse passare, ma considerate che proprio nei giorni precedenti al nostro convegno, proprio una bozza del disegno di legge concorrenza aveva inserito all'interno la normativa che, andando ad abrogare la norma cautelativa della legge quadro, innalzerebbe a 61 volte per metro i limiti di soglia di radiazione elettromagnetica. Se questo non venisse fatto, il Politecnico di Milano ha stilato in circa 28.000, tra interventi aggiuntivi, quindi nuove stazioni radiobase e incremento, quindi ammodernamento delle precedenti antenne di telefonia mobile. Questo in soldoni significa 4 miliardi di euro che le compagnie telefoniche dovrebbero spendere per aumentare e incrementare le antenne su tutto il territorio nazionale. Quindi la partita qual è? 4 miliardi di euro da far spendere alle casse delle compagnie telefoniche o innalzare a 61 volte per metro, risparmiando l'esborso alle telco, ma irradiando tutta quanta la popolazione urbi e torbi con un irraggiamento di agenti possibili cancerogeni all'ennesima potenza. Noi abbiamo, come Alleanza Italiana Stop 5G, denunciato a più riprese come lo tsunami elettromagnetico sia quello di terra. In realtà ci troviamo di fronte a una condizione senza precedenti nella storia dell'umanità, dove il maxi forno a microonde che vorrebbe avvolgere ognuno di noi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, non arriva più solo ed esclusivamente da terra, ma bensì dal cielo. Bensì dal cielo perché stiamo parlando di satelliti lanciati in orbita
che dall'alto, sopra le nostre teste, andrebbero, anzi in realtà già lo stanno facendo, ad irradiarci dappertutto, comprese anche quelle zone scarsamente abitate, scarsamente popolate, dove evidentemente più che investire magari per l'installazione di una nuova antenna via terra, le big tech, soprattutto i guru della Silicon Valley, preferiscono lanciare in orbita un satellite. Il grafico che vedete fa riferimento ai circa, è una stima spannometrica, ai circa 7.000 satelliti, 7.000/9.000, mettiamo sugli 8.000, facciamo un po' la quadratura del cerchio, che attualmente sono in orbita e stanno irradiando chiunque da ogni parte della Terra. Questo grafico è emblematico perché fa vedere come fino a pochi anni fa in orbita ci fossero all'incirca 1.000 satelliti. Noi in pochissimi anni stiamo passando da 1.000 satelliti a 9 per poter arrivare, queste sono le richieste ufficiali avanzate alla Federal Communication Commission, che è l'agenzia federale americana statunitense che rilascia l'autorizzazione al lancio in orbita dei satelliti. 12.000 sono già stati autorizzati. Le richieste ufficiali fornite dalle compagnie telefoniche unite al Big Tech, compreso Amazon, Facebook, Meta e quant'altro, arriva a 500.000. Questa è soltanto la quantificazione della flotta americana. Non abbiamo numeri per quanto riguarda la flotta cinese, la flotta indiana e la flotta russa. È chiaro che noi già oggi ci troviamo, e faccio riferimento a una ricerca pubblicata su The Lancet, che sapete bene essere uno dei massimi organismi di rivista scientifica al mondo, considerata tra le prime 5, studi in peer review. Nel 2018 venne pubblicato uno studio che quantificava il salto tra il fondo naturale terrestre, naturale, lo ribadisco, non pulsato, quindi da quando Madre Terra ha consentito, diciamo, nei millenni l'excursus all'umanità, solo al dopoguerra, da quando le radiofrequenze non sono state più soltanto utilizzate in ambito militare, ma poi sdoganate, soprattutto dagli anni 90 in poi, in ambito civile, noi abbiamo avuto un'impennata del fondo naturale terrestre di 1 miliardo di miliardi di volte, un valore in fisica pari 10 alla 18, senza alcun tipo di rassicurazione per quanto riguarda gli effetti ambientali e sanitari. Allora, per arrivare a tutto questo, ne abbiamo visto prima sia l'agenda 2030 e poi la transizione digitale declinata in Europa e anche sul territorio nazionale. Per arrivare a tutto questo e fare cosa? Fare cosa? Ce lo spiega in maniera straordinariamente sintetica l'ex ministro della transizione digitale dell'esecutivo Draghi, Vittorio Colao, un top manager, scuola McKinsey, vertice Omnitel, amministratore delegato di Vodafone Europe, quindi stiamo parlando del 5G in Europa, che esattamente pochi minuti prima di giurare al Quirinale dinanzi al presidente Mattarella figurava ancora tra i consiglieri d'amministrazione di Verizon, che è il colosso del 5G americano. Quindi stiamo parlando di Vittorio Colao, la figura apicale massima del 5G europeo e del 5G americano, che noi ce lo siamo trovati prima a capo della task force istituita dall'esecutivo Conte per gestire la cosiddetta emergenza pandemica Covid-19. E lo stesso Colao diede ordine a Conte di imbavagliare i sindaci che in maniera stoica e coraggiosa avevano recepito l'appello di Alleanza Italiana Stop 5G, portando a 600 e oltre comuni italiani che con atti per la precauzione, attraverso ordinanze urgenti e contingibili, avevano adottato la moratoria impedendo l'installazione di nuove antenne sui loro territori comunali. Lo stesso Colao poi, nella nascita dell'esecutivo Draghi, ce lo siamo ritrovati a fare il ministro, ma lui non più tardi del 2018 all'Università di Verona, quando ancora eravamo ben lontani dalla fase di shock dell'emergenza Covid-19 che ha accelerato la transizione digitale,
andava a rilasciare questa intervista che spiega in maniera sintetica ma soprattutto emblematica che cos'è esattamente il 5G. È una breve clip, dura poco, guardiamocela insieme e da qui entriamo nella società del controllo. Quindi bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà di fare il 5G rispetto a oggi. Allora, quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stato questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada, se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Questo non arriva il primo giorno, questo arriva nel tempo ovviamente. Saranno delle trasformazioni profonde, le fabbriche cambieranno completamente, il sistema di trasporti cambierà completamente, il sistema di gestione degli edifici cambia completamente, no? Non avremo più un riscaldamento che ci devo portare la temperatura a X, la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre, chiudendo le finestre si fa caldo e fa freddo. Quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà come mille input che arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato, no? Il posto che è troppo caldo, ma lo stesso si applicherà alla sicurezza, lo stesso si applicherà alle entrate, non ci sarà più bisogno di passare un badge, ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. Benissimo. Allora, la prima cosa che voglio farvi notare è che non è mai stata pronunciata la parola telefonia mobile. L'ex ministro Colao ha parlato in maniera straordinariamente calzante, puntuale, del 5G senza mai pronunciare la parola telefonia mobile. Il 5G non è telefonia mobile. Consentire e soprattutto accettare in maniera critica l'installazione di nuove antenne e consentire che il 5G possa proseguire nei suoi programmi significa diventare collaborazionisti di un progetto che non riguarda assolutamente nulla che possa essere a servizio del cittadino, utente e consumatore. È l'instaurazione di una nuova società totalmente inedita, molto probabilmente un tipo di società che chi è amante della letteratura distopica avrà trovato leggendo magari pagine di Orwell, di Huxley, piuttosto se vogliamo anche di Asimov per quanto riguarda la robotica, perché il 5G è anche robotica, il 5G è anche l'iniezione, e l'ha detto l'ex ministro, da remoto di un farmaco, il 5G è il controllo dalla culla alla tomba della vita di ognuno di noi in maniera digitalizzata. Quindi non... Grazie. Essere totalmente digiuni, ignoranti, inconsapevoli, non sapere che cosa sta avvenendo significa essere dalla parte di chi sta portando avanti questo tipo di nuova società civile, che in realtà loro stessi attraverso i documenti stilati dal Parlamento italiano l'hanno definita in maniera profondamente concreta come società di gigabyte. Nella società dei gigabyte esistono le smart city. Il concetto di società, il concetto diciamo di città come noi abbiamo conosciuta, se vogliamo, dagli ultimi due o tre secoli, dalla nascita degli stati contemporanei, dalla nascita delle nostre città, viene completamente ribaltato. Quel modello di società gigabyte attraverso le smart city significa portare, traghettare l'umanità intera in quella che Shoshana Zuboff definisce società del tecnocontrollo, del capitalismo della sorveglianza, né più né meno.
esistono già e l'amico Massimo Cascone ce li ha fatti vedere nel suo intervento in fase embrionale. Esistono già dei progetti che sono stati individuati per poter arrivare a questo tipo di inedito di società civile, dove addirittura la Costituzione, consentitemi questo azzardo, i tre gradi di giudizio possono essere tranquillamente sostituiti da un algoritmo e da un'intelligenza artificiale. Questo è quanto già sta avvenendo in un contesto come quello cinese, dove il 5G è molto più avanti rispetto all'Occidente, molto più avanti rispetto all'Italia, e basta semplicemente un tasto, basta semplicemente il ragionamento dell'intelligenza artificiale con la complicità di un algoritmo per mettere totalmente fuori dal sistema paese, dalla società civile, il cittadino, vittima della tracotanza del Neoleviatano 3.0, che fa del cittadino il buon cittadino 2.0, dove se rimane confinato all'interno di quella gabbia tecnocratica, tecnologica, che i nuovi guru della Silicon Valley hanno sdoganato fino in Italia, allora a quel punto il sistema può garantire quello che noi pensavamo essere intoccabile e magari sancito attraverso la carta costituzionale. Lì dove invece magari un essere senziente, pensante, soprattutto quanti preferiscono anche per ragioni sanitarie rimanere disconnessi, non continuare a subire in maniera pervadente l'irradiazione come una tortura sul proprio corpo, bene, tutte questa fascia di popolazione, pensiamo agli anziani notoriamente poco tecnologici, tutta questa fetta di popolazione lentamente si troverebbe ad essere esclusa da questo nuovo concetto di società di gigabyte, dove il dato, dove big data diventa centrale, fondamentale per stravolgere la nostra esistenza. I concetti chiave, l'abbiamo visti con il Green Pass, con l'app immune, sono stati i protomi, le prime fasi di sperimentazioni. Chi di noi avrebbe mai lontanamente pensato o immaginato di poter andare in una struttura ospedaliera piuttosto che al ristorante o salire su un mezzo pubblico fornendo un QR code? Impossibile, impensabile, sapendo di vivere in un sistema democratico, libero, moderno e civile. Ebbene, quelle sono state semplicemente delle prove che lì dove magari un'identità digitale come quella europea attraverso il Wallet System Europe Identity Digital, allora a quel punto in fase sperimentale già dal 1 marzo 2023 in Italia, ognuno di noi attraverso una semplice app, magari anche con il sorriso sulle labbra, perché in maniera inconsapevole si è incoscienti di quello che si sta facendo, si entra nel grande fratello orwelliano, si entra in questa nuova tecnologia. Un altro passaggio fondamentale: il 31 dicembre 2023 scade la moratoria per quanto riguarda il riconoscimento facciale. Molte città hanno già cominciato ad installare telecamere di videosorveglianza che possono garantire il riconoscimento facciale. Lì dove il 1 gennaio del 2024 dovesse passare questo tipo di meccanismo, allora a quel punto non soltanto i digitalizzati verrebbero seguiti, monitorati H24, ma anche coloro i quali magari preferirebbero fare a meno di scaricare un'applicazione sul proprio telefonino. Vi porto alcuni dati, perché poi noi in maniera bonaria in questi ultimi anni, diciamo anche nell'ultimo decennio, abbiamo lasciato condiviso sui social le nostre immagini, le nostre foto, magari per uno spirito così di gratificazione individuale. Noi abbiamo in Ungheria già 30 milioni di scatti censiti, l'Italia ha 17 milioni di foto, la Francia 6, la Germania 5.5 milioni. Ebbene, tutte queste immagini sono già confluite all'interno di una grande banca dati, di una big data, che ovviamente attualmente è a disposizione delle forze che garantiscono l'ordine pubblico, quindi le forze di polizia. È chiaro che nessuno di noi ha nulla da nascondere, è chiaro che nessuno di noi deve temere nulla, ma lì dove un sistema di monitoraggio capillare H24 dovesse essere instaurato, c'è il rischio di poter fare la fine di una minoranza etnica cinese
che si chiama Uiguri. 2000 di questi Uiguri, che sono minoranza musulmana, turcofona, cinese, sono stati rinchiusi in campi di concentramento semplicemente per aver postato sui social, quindi in Cina esiste WeChat e non la nostra Facebook, nostra in termini occidentali ovviamente, per aver postato delle immagini dove magari si fanno vedere con la barba lunga o magari hanno in mano il Corano. Siccome per il Partito Comunista Cinese questo tipo di impostazione viene sgradito, è sgradito, allora viene attuata attraverso gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, operazioni di polizia predittiva e 2000 uiguri sono attualmente rinchiusi in campi di concentramento senza aver commesso alcun tipo di reato. L'identità digitale è fondamentale per poter avere il monitoraggio capillare della popolazione intera, ma anche la sorveglianza. Ella Jakubowska dell'European Digital Rights ha detto che stanno creando la più estesa infrastruttura di sorveglianza biometrica mai vista al mondo. I sistemi che noi già conosciamo, collaudati, noi in Italia siamo in fase sperimentale, dal Green Pass siamo passati adesso all'identità digitale europea, ma in realtà sia la Cina che l'India hanno dei sistemi collaudati. Conoscete sicuramente, io fui il primo, era l'estate del 2020, cioè fui il primo a denunciare nella storica manifestazione organizzata dal Movimento 3V a Firenze, a denunciare nel credito sociale cinese una deriva tipica di un sistema tecno-dittatoriale. In Cina ogni cittadino, ovviamente con il suo smartphone, con la sua identità digitale, con la sua telecamera di sorveglianza che lo monitora, nella sua del gigabyte, ha un punteggio, né più né meno di quello che può avvenire per le squadre di calcio nella classifica, c'è il primo e c'è l'ultimo. Il punteggio viene affidato ovviamente dall'intelligenza artificiale secondo le regole del buon cittadino, e quando si arriva a quota zero il cittadino diventa un paria, diventa un escluso, quindi diventa nella neocasta, del neoleviatano, del neofeudalesimo 3.0, diventa l'escluso, compreso l'interdizione dal conto corrente bancario. Immaginate questo cosa potrebbe significare in una società iper tecnologica dove la moneta cartacea e contante venisse sostituita da bitcoin e moneta digitale. Abbiamo poi un altro esempio eclatante che arriva dall'India. In India esiste un sistema che si chiama Aadhaar. È un sistema Aadhaar che prevede il censimento di ogni buon indiano attraverso la scansione del limite e riconoscimento biometrico. In India c'è la possibilità di offrire il pasto, quindi a dare una vera e propria tessera annonaria, il pasto ad ogni cittadino attraverso lo scansione del limite e riconoscimento biometrico, che ovviamente viene gestito dall'intelligenza artificiale e algoritmi. Ma lì dove magari la connessione è mancante, o lì dove il riconoscimento biometrico non viene facilitato, non arriva a buon fine, automaticamente a quel cittadino indiano non viene concesso la propria azione quotidiana. Ed esistono purtroppo già diverse vittime, numerose persone che hanno perso la vita semplicemente perché l'automatismo non ha consentito loro di poter avere un piatto caldo con cui sfamarsi. Ma c'è un passaggio ulteriore, qui poi concludo il mio intervento e lascio la parola agli altri amici relatori. Un passaggio importante, a mio avviso inquietante, che non viene sottolineato, non viene messo a conoscenza dell'opinione pubblica, è la disoccupazione tecnologica. L'automatismo, la robotica, l'intelligenza artificiale, nel pieno compimento della società dei gigabyte, renderà l'essere umano completamente superfluo, completamente estromesso da un nuovo sistema lavorativo dove sia la DAD che lo smart working sono stati semplicemente i protoni, sono state semplicemente le anticipazioni, gli avvicinamenti, se vogliamo anche i test, a quel programma che già l'OCSE nel 2018 aveva certificato come in Italia, quindi non da altre parti ma in Italia, un posto di lavoro su due a breve sarebbe stato sostituito da algoritmi, intelligenza artificiale, automazione e robotica. Tutto questo è il lato oscuro della transizione
digitale. E ovviamente non va a risparmiare i nostri figli, non risparmia la fascia più sensibile, la fascia più, se vogliamo, appetibile di questo piano digitalmente omnicomprensivo. Non a caso l'hanno chiamati i nativi digitali, non a caso hanno visto nella scuola un punto centrale su cui investire grossa fetta del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché attraverso i nativi digitali, attraverso lo smantellamento del concetto di scuola, così come noi siamo stati abituati a pensare, può avvenire la realizzazione di quel processo transumanista dove il reale viene sostituito da una realtà liquida e cibernetica. Grazie.